tocca nero. Partita di prossimo. No, è una partita di quel libro di 501 problemi di Fusecchi di Borzulic. La mossa è nero, bisogna trovare la mossa che è meglio per non giocare. Quindi, se ci sono gruppi deboli, si va lì, se ci sono, se non ce n'è, estensioni territoriali, se non ce n'è, creare nuovi. Proviamo a vedere. Partiamo da qua. Debole o forte? Stabile, Forte, penso che siamo d'accordo. Debole o forte? Forte. Debole o forte? È irrilevante, una pietra in 4-4 è quello che vuole essere. Potrebbe diventare con l'aggiunta di un altro angolo, come uscire, quindi non ha mai problemi. Debole o forte? Per nero probabilmente sì, perché questo è un bel gruppo. Sì, si possono fare invasioni, ma è nella norma. Quindi questo è un candidato per nero. Vediamo bianco, abbiamo detto questo è debole, è forte, questo com'è? Abbastanza forte, forte. Quello com'è? Però quella pietra lì un pochino la può tagliare. Sì, anche qui si può fare un'invasione qua, ma la si può fare pure qui. Per cui Esatto. questo e questo saranno, Equivalgono si e equivalgono. si influenzano uno con l'altro. Se fai da una parte e poi cambiano le stesse. Posso invitarvi però a riflettere su una cosa? Questa non è la forma normale. Giuseppe normalmente è così o così. La pietra è un po' debole. Che problemi può dare una pietra bianca lì? C'è un taglio. Possibilità di tagliare. Se io gioco qua, per esempio, gioco qua, lui o è costretto a scendere per connettere e poi dopo io posso spingere ancora con i problemi ulteriori. Non è bella questa situazione, diciamo così, no? O peggio di là. Questo invece mi sta. Questo non funziona benissimo, però anche questo un po' di problemi là. Che poi bisogna anche guardare perché. Così nero si fa catturare, bianco si fa catturare questo. Esatto. Però diciamo che quella pietra bianco può anche Esatto, potrebbe anche decidere. ignorare, voglio dire, questa roba qua gioca sotto e gliela lascia e poi gioca, prende sempre per giocare dalla Sì, però non sarebbe un brutto risultato. C'è anche questo Però tocca via, tocca nero per fare. C'è anche questo. E a questo punto, allora, è un po' peggio di quell'altro per bianco, perché prima bianco perdeva una sola pietra. Sì. Ma così adesso gliene vengono tagliate due. Ed inoltre ha meno territorio anche rispetto all'altra variazione. Per cui come è giusto che questa si lega con la forma 3-4, si lascia dietro il taglio, però è meglio tagliare qua perché è più efficace. Questa c'è. Se bianco vuole tenere qua, perde invece. E quindi il taglio giocato lì è interessante. Quindi siamo sempre dell'idea che non ci sia niente di debole. Tra l'altro, questa avevamo detto che era la pietra debole nera, ma dopo questo taglio non è più debole, per cui è un taglio che costruisce o territorio o influenza e risolve i problemi di questa pietra, perché
se Bianco decide di tenersi l'angolo, cioè questa mossa dice tiene dritto, tenersi l'angolo, allora questo è diventata parte di un gruppo forte. Se invece Bianco decide che l'angolo va a nero, questa diventa un, diciamo, è stata compensata, diciamo. Sì, è una mossa leggera che può essere poi dopo lasciata. Comunque toccherà Bianco adesso. Potrebbe venire da queste parti. Ci deve giocare Bianco se la vuole danneggiare. Quindi. Sì, esatto. Però comunque per Bianco provare a catturare in questo modo potrebbe non essere semplicissimo. Esatto. Però diventa quasi obbligatorio giocare di questo. Continua ad avere un gruppo debole con uno debole. E alle spalle di questo gruppo debole c'è un nero forte, ragionevolmente forte. Alle spalle di queste nere c'è, oltre a uno nero forte qua, uno bianco che ancora non è proprio del tutto forte. Tra l'altro, ecco, se non viene qui non c'è neanche questa sera. Per cui questo è uno di quei casi in cui non è immediato vedere cosa è debole e cosa è forte, magari, e quindi il giudizio su cosa giocare nel Fuseki diventa cambiato. Quindi anziché giocare qua, magari, che è una mossa esatto, più che dà scelsente all'avversario. Questo è tutto forte, tranne questo con l'unico debole, torna indietro. No, il ragionamento è perfetto, è logico, funziona. Però c'era diciamo, il vizio che non si era visto che c'era una debolezza qua. Chi la vede gioca qui ed è una cosa più efficace. Però rimane lo stesso, se, se giochi qua la debolezza resta, volendo la potresti può sfruttare dopo, comunque Bianco ci va a giocare. Meglio subito. È meglio subito, diciamo. Perché questo non riesco a valutare. Beh, torni indietro, Bianco... Vabbè, però adesso l'invasione qua non c'è più, perché se io gioco qua, mi chiudo, mi prendo tanti punti. Qua. Quindi allora magari già in previsione di quello giochi subito. Però poi qua è ancora abbastanza aperto, allora magari vieni qua. Siamo appena in decisione prima. Vabbè, se però poi lui gioca lì, a questo punto io gioco qua. Ha senso tutto qua. Questo è... hai anche la possibilità di prendere punti nell'angolo. Secondo... Allora, se giochi questa, di sicuro fai o i punti nell'angolo o il grande muro fuori. Se giochi qua... ma che ce l'ho ancora il mio ragionamento? Io ce l'ho ancora, me la tengo per dopo. Magari quello che faccio perché è più piccolo? La mia domanda. Perché per esempio Bianco gioca qui. Adesso è vero che il taglio c'è, ma queste non sono più due pietre isolate. C'è già questo che è uscito. Poi magari ti taglia con lui. Cioè, non funziona più e quindi quella debolezza, quell'opportunità l'ho persa. Cioè questo che ho preso di qua non compensa? Sai, vado proprio con mosse da estremamente semplici senza neanche pensare se si possa fare qualcosa di meglio. Questo minaccia l'invasione lì, diciamo che nero difende. Adesso Bianco invade. Certo. Sono più attaccate queste di quanto non lo siano queste qua. Sì, beh. Mentre questo prima saremmo stati in questa situazione. Se Bianco viene qui, possiamo salire. Anche così. Peggio per Bianco. Queste comunque sembrano o catturate o... Se Bianco le vuole tirare fuori, l'unica è questa. Questa no, perché c'è il tessuto che avevamo visto, che cattura. Quindi l'unica sarebbe questa, ma vabbè, ok. E adesso? A parte il caso generale, forse il concetto che prendi una decisione prima
di giocare una sequenza e poi lascia bianco il vantaggio di poter scegliere quale delle due sequenze, cioè se lasciare il punto nell'angolo o lasciare i punti sul lato dopo che hai già giocato una mossa. Quindi bianco è abbastanza avvantaggiato. Perché può scegliere. Perché può scegliere. Sì, perché questo gli dà l'informazione su cosa diventa importante. Nell'altro invece lo tagli, punto.